Benvenuti ragazzi, bentornati qui nel canale del Team Ombra. Altra volta che noi abbiamo questo onere, onore meglio dire, di spoilerare delle carte di GBT09. Anch'io questa volta sono qui per darvi l'onore, per avere questo onore, e il clan che andremo a spoilerare oggi è... E che cosa... Perché cavolo sta succedendo? Questa volta tocca a me. Benvenuti ragazzi, e meglio bentornati qui sul canale del Team Ombra. Anche a noi in questo giro tocca fare gli spoiler. A noi ci è andato l'onore, o comunque l'onere, di mostrarvi questi spoiler appunto per quanto riguarda Kagero, il clan dei draghi appunto di fiamma. E noi cominciamo un po' al contrario, partiamo direttamente dalla carta tripla, ovvero Drago Irrefrenabile, Re Drago Imperatore della Fiamma. Nomi lunghi, grazie. Un effetto molto semplice, ma che però può cambiare la partita almeno per questo clan, in quanto automatico da Vanguard, quando l'attacco di questa unità colpisce un Vanguard, noi possiamo togliere una carta dall'anima, non è un costo chissà che eccessivo, scegliamo un'unità nel campo del nostro avversario e facciamo ritirare tutte le unità in quella colonna. Detta stretta è Drago Primordiale, che non deve per forza funzionare a GB2, deve sì colpire, però sovrasta resist, quindi mazzi come possono essere appunto Aqua Force. Perfetto, con questa carta si può sovrassare appunto resist. Non è una carta da giocare in 4x ovviamente, però avendo ora la Jigard, o meglio scusatemi, la Jizon aumentata, uno, massimo due ce ne possono stare, e non è una carta che servono limitazioni, è una carta generica. Va bene per qualsiasi cosa, vogliamo usarlo in Blade Master, vogliamo usarlo in Overlord, va benissimo con qualsiasi cosa. E in più usa una carta dell'anima, non è una risorsa così, diciamo, indispensabile per tutti i mazzi di Kagero. Certo, ci sono mazzi che usano chi più e chi meno, però è un costo abbastanza buono per questo effetto. Scendiamo di arità, andiamo con la doppia rara, abbiamo appunto la Jigard per quanto riguarda Kagero. Ovvero Drago Sfera Rifugio, Re Drago Imperatore della Fiamma. Una carta che dice molto banalmente: quando questa unità viene messa in gioco, ovvero nel cerchio del guardiano, se il numero delle retroguardie del nostro avversario è 4 o meno, è un scudo da 20. Siamo con Kagero, bene o male riusciremo sempre a svuotare il campo del nostro avversario, comunque lasciargli dei buchi liberi. Nel caso ci fossero avversari che puntano a riempirci il campo per togliere quei 5.000 di power, ragazzi, Kagero a Bellog vi risolve questa cosa sempre, perché ricordiamo che Bellog distrugge durante la fase di difesa dal Vanguard l'effetto che se l'attacco viene parato distrugge una retro che è tappata, quindi tornerebbe comunque il nostro avversario a avere 4 o meno retro, quindi è uno scudo da 20 al 99% delle volte che la utilizziamo. Scendiamo in realtà, però prendiamo quelle unità che hanno, diciamo, la vera ciccia che vogliamo vedere. E partiamo da Seer Sucker Drago Sigillo, una finalmente nuova unità di grado 3 per questo archetipo. Ed è finalmente un'unità che si può usare da retro come grado 3, perché i gradi 3 di Drago Sigillo non fanno niente se non da Vanguard. Ricordiamo la Break, ricordiamo appunto Inferno, Blockade, tutti da Vanguard. Seer Sucker ha due effetti. Il primo, in automatico, sia da Vanguard che da retro soprattutto. Quando viene messo in gioco, noi giriamo un danno che abbia Drago Sigillo nel nome, quindi tocca riempire il mazzo di Drago Sigillo. Scegliamo una delle lettere del nostro avversario di grado 1 o superiore, quindi non gli inneschi, non lo starter, non preoccupatevi, si distruggono ugualmente con altre carte. Le facciamo ritirare. Il nostro avversario sceglie dal suo mazzo, quindi sceglie un grado 2 che vuole dal suo mazzo, e lo può schierare in un cerchio di retro. Se lo fa, noi guadagniamo che peschiamo una carta, ci recuperiamo il danno che abbiamo utilizzato per giocarlo e facciamo anche Soul Charge. Se lo fa il nostro avversario, però è manna dal cielo. Se non lo fa, si lascia
un cerchio di retro vuoto, quindi che nel turno dopo deve riempire. Quindi in entrambi i casi noi andiamo in vantaggio, tra virgolette, perché lasciamo un buco vuoto. Se invece ci tocca qualcosa in campo, ci fa un più 3 tra mano, recupero danni e incremento di soul, che a dir la verità Drago Sigillo usa tantissima soul per 1-2 carte, quindi non dà fastidio. Ma soprattutto, come rara dei nostri spoiler, abbiamo Granite Cross, Divinità Infernale e Draghi Sigillo. Il nuovo grado 4. Zitto! Dai! Buono! Abbiamo appunto Granite Cross, la nuova carta di grado 4, sempre per l'archetipo di Drago Sigillo. Per Seer Sucker ha un effetto continuo in Vanguard e Retro, a GB1 però, dove durante il nostro turno questa unità prende più 2000 per ogni grado 2 che ha in gioco l'avversario, quindi è fortissima da usare soprattutto in retro che non tanto da Vanguard, quindi finalmente un grado 3 che si può utilizzare, che fa colonne diciamo un po' più grossine, quindi meglio, è un'unità molto, molto adattabile in qualsiasi mazzo, appunto diciamo più per grado sigillo, però è manna, non c'è niente da dire, è manna. Ritorniamo appunto a Granite Cross, nuovo grado 4 per l'archetipo. Due effetti, entrambi da Vanguard. Il primo, quello più importante, girando un danno e togliendo una carta dall'anima, se abbiamo come cuore una carta con Drago Sigillo, facciamo ritirare tutte le retroguardie dell'avversario di grado 2. Poi, ho detto basta! Dicevo, pagando un danno, una carta dall'anima, distruggiamo tutte le retroguardie di grado 2 del nostro avversario, quindi distruggiamo il campo praticamente. Poi il nostro avversario può scegliere una carta di grado 2 dalla mano e la può schierare in un cerchio di retro. Se non lo fa, noi peschiamo una carta. Quindi Seer Sucker da una parte ci obbliga, tra virgolette, a voler far schierare il nostro avversario una carta per guadagnare risorse. Granite Cross al contrario, se il nostro avversario non la può giocare dalla mano, noi peschiamo uno. Però il fatto di non giocarla o giocarla comunque per il nostro avversario è una perdita. Perché secondo effetto continuo, sempre da Vanguard, tutte le unità del nostro avversario di grado 2, o meglio tutte le unità e basta, non possono intercettare. Quindi se non lo gioca è meglio per l'avversario perché ha uno scudo in più in mano, ma noi guadagniamo una carta. Se lo gioca noi non peschiamo, ma l'avversario ha perso completamente uno scudo, perché in campo comunque non può essere utilizzato. Quindi questi due carte appunto di sigillo mettono l'avversario in una fase un po' di obbligo a giocare barra non giocare. Come sempre Drago Sigillo usa e sfrutta i gradi 2 del nostro avversario, però diciamo che sicuramente Seer Sucker è una buona aggiunta per il mazzo, sicuramente. Granite Cross non usa neanche copia, quindi non serve giocarne in 4 per, si possono giocare 2, 3, avendo adesso la G-Zone aumentata si può spaziare ovviamente quanto si vuole. Questi dunque erano i nostri spoiler per quanto riguarda GBT9. Vi ringrazio se avete visto il video fino alla fine, lasciate un commento e ci vediamo per altri contenuti. Scusa, però questa volta volevo farlo io. Buono. Maledetto! Buono, dai, adesso ti apro. Aprirò un canale tutto mio! Con Blackjack e Squillo di Lusso! Anzi, senza Squillo di Lusso. Ok. Dove vai? Liberami!